la festa del ringraziamento ai polacchi, agli inglesi, agli alleati in generale, alla Brigata Maiella, ringraziamento ai nostri partigiani che ci hanno consentito di vincere la guerra di liberazione, che hanno consentito di liberare questa città, una città che è stata massacrata dalla Seconda Guerra Mondiale, perché qui passava la linea gotica, e che ci hanno dato di conseguenza la libertà e la democrazia. Mai dimenticarci che questi valori non sono acquisiti per sempre, quindi noi dobbiamo difenderli insieme all'uguaglianza, sapendo che in giro per il mondo la democrazia non è l'organizzazione più diffusa che le persone e gli stati sono dati, ci sono tante dittature ancora e tante autocrazie, quindi abbiamo bisogno di difendere la democrazia, così come abbiamo bisogno di difendere la libertà e l'uguaglianza, perché ogni tanto ci sono brutti rigurgiti razzisti che vanno assolutamente respinti. E quindi questo è il valore di questo 2 settembre per Pesaro, ovviamente con un pensiero all'Ucraina, al popolo ucraino. Noi ci siamo schierati subito dalla parte del popolo che resiste, ma anche con la richiesta all'Europa di fare di più, molto di più, per un cessate il fuoco e per l'apertura di un dialogo per la pace. Sicuramente un giorno importante perché, come dicevo prima, il ricordo vive in noi, in ogni cosa che facciamo, quindi quando lo ravviviamo in eventi come questo, dove c'è tanta gente, anche gente in pensione, come potete vedere, che è accorsa oggi a questo evento, in noi questo è un motore per il nostro entusiasmo e quindi ravviva anche il nostro agire quotidiano nelle attività che facciamo attualmente, in patria e all'estero. Il momento storico è stato veramente cruciale, quello della Seconda Guerra Mondiale. La linea gotica è stata determinante al fine di ridurre i tempi della liberazione e ridurre le stragi che stavano facendo in quel momento nel centro-nord i nazifascisti. Questo è determinante. La popolazione di Pesaro si è comportata veramente molto bene. I documenti storici lo dimostrano e quanto è accaduto deve essere ricordato continuamente dai più giovani. Questi momenti non possono essere soltanto fatti dagli anziani, vorrei che ci fosse una maggiore partecipazione dei giovani, non solo per essere presenti, ma per capire che questa libertà, questa democrazia, questi beni che noi abbiamo adesso non sono venuti dal nulla, sono frutto di sacrifici, di morti di tante persone. E che per poterlo continuare a mantenere e non cadere come quello che sta accadendo adesso in Ucraina e in tante altre nazioni a livello internazionale, dobbiamo combattere e resistere e far valere, come ho detto, i giovani non si devono far possedere dal proprio futuro, ma lo devono possedere loro, non si devono far possedere. Questo è importante. Quindi la maggiore partecipazione alla vita pubblica, aspettare che ci sia qualcuno che ci faccia qualcosa, è ora di far basta, è ora di far valere i propri diritti, ma a partire da molti doveri che dobbiamo avere.